tirare il fiato, ma ancora la strada è tutta in salita. No, certo, sappiamo che comunque non abbiamo fatto ancora nulla, sono tre punti importanti in ottica salvezza, però sappiamo che le partite più difficili verranno da adesso in poi. Vittoria importante anche per conquistare il pubblico del Catania. Sì, no, devo dire la verità che fortunatamente sono sempre stati dalla nostra parte, quindi sappiamo benissimo che con le prestazioni e con questa cattiveria le avremo sempre dalla nostra parte. È una vittoria molto più importante dei semplici tre punti per come è arrivata, con grande sofferenza, con la coesione di tutti, anche forse con la sensazione in certi momenti di non farcela. Quando arriva una vittoria così può anche scattare qualcosa a livello mentale. No, ma noi alla fine sappiamo che per affrontare un campionato del genere ci deve mettere sempre qualcosa di più dal punto di vista del cuore, della grinta. Queste sono partite che se affronti in un certo modo riesci ad ottenere i tre punti, perché sennò gli avversari ti regalano poco. Giovedì a Varese sarà di nuovo disponibile Gillet. Dopo la tua grande prestazione, cosa ti senti dire? Ovviamente speri di giocare. Ma... No, ovviamente non mi pongo obiettivi per giovedì. So che qualora venissi chiamato in causa darò il mio contributo come penso di aver fatto fino ad oggi. Ha giocato pochissimo, però due vittorie, quella proprio il Celle e quella di oggi contro l'Avellino. C'è un po' di fortuna per il Catania. No, non penso. Alla fine le vittorie si ottengono sempre con l'atteggiamento che abbiamo avuto oggi. L'ho detto, spero di riuscire a giocare con più continuità. So che non è facile perché davanti a me c'è un portiere che merita altri palcoscenici, però è qui e da un lato sono contento perché comunque posso imparare tanto da lui. Intervento sulla palla vagante al secondo tempo o il colpo di testa di Castaldo ravvicinato? Qual è stata la parata più complicata in questo pomeriggio? No, ma non penso che ci siano parate più complicate di altre. Uno cerca sempre di fare al meglio il proprio lavoro e magari far sembrare semplici interventi che sembrano complicati. Quindi, ho detto, sono contento di aver dato il contributo alla squadra per i tre punti e quindi spero che riusciremo ad avere questa cattiveria anche nelle prossime partite. Senti, ci racconti come vivete in settimana durante la preparazione questo momento difficile come squadra? Vi parlate, guardate la classifica, anche se in questo momento c'è poco da guardare. No, fortunatamente penso che anche oggi abbiamo dato dimostrazione che il gruppo c'è, perché comunque ritrovarsi in una posizione di classifica così, quando magari all'inizio eri partito per fare un altro tipo di campionato, non è facile. Quindi stare qui con l'atteggiamento di oggi dimostra che comunque il gruppo ha l'intenzione di salvarsi e ce la metterà tutta per farlo. Mancano nuove gare, percentuale di salvezza, a tuo avviso quali sono? No, non penso ci siano percentuali, dobbiamo solo affrontare il campionato, le prossime nove partite come la partita di oggi. Grazie. Grazie a voi.